Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con il nuovo DPCM perché il presidente Mario Draghi ha firmato il suo primo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per le misure di contrasto alla lotta contro il Covid e il provvedimento sarà in vigore dal 6 marzo fino al prossimo 6 di aprile e conferma fino al 27 di marzo. Il divieto di spostamento tra regioni o province autonome diverse, con eccezione per quelli che sono gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Per quella che è una breve sintesi delle principali novità, nella zona bianca sono previste le cessazioni delle misure restrittive per la zona gialla, ma devono essere mantenute le misure anticontagio generale, come ad esempio l'obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza, sospesi comunque gli eventi che comportano assembramenti. Per quanto riguarda le scuole, in zona rossa dal 6 marzo c'è la sospensione delle attività in presenza di tutte le scuole di ordine e grado. Per quanto riguarda le arancioni e gialle, i presidenti potranno disporre la sospensione dell'attività didattica nel caso di peggioramento della situazione epidemiologica. Per quanto riguarda musei, teatri, cinema e impianti sportivi, dal 27 marzo nelle zone gialle è prevista l'apertura di questi plessi anche nel sabato e i giorni festivi, questo però appunto dal termine del mese. Per quanto riguarda invece le attività commerciali, in tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio, purché naturalmente non vengano consumate sul posto, però c'è un cambiamento perché i servizi alla persona nelle zone rosse resteranno chiuse, dunque niente da fare per parrucchieri, barbieri e centri estetici. Infine è stato istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della Salute con i componenti di rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità, Regioni e Province Autonome per cercare di procedere quanto prima ad una revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemico, considerate anche le nuove varianti presenti sul territorio. Secondo i nuovi dati del Ministero della Salute, con i contagi di riferimento nelle ultime 24 ore, sono 17.083 i nuovi positivi, i deceduti sono stati 343 con 10.057 guariti. I tamponi processati tra test molecolari e antigenici sono stati 335.983 con il tasso di positività al 5%. Salgono però sia le terapie intensive con più 38, sia i ricoveri nei reparti Covid con più 400 persone nel saldo complessivo giornaliero. In Campania invece i dati di riferimento dell'unità di crisi certificano 2046 nuovi positivi, con 420 identificati da test antigenici, con 111 persone sintomatiche. I tamponi del giorno sono stati 15.260, di cui 2.625 antigenici. I deceduti sono stati 36, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 29 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel bollettino di ieri. I guariti sono stati 678. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, ci sono 133 posti di terapia intensiva occupati a fronte dei 656 a disposizione della Regione. Per quanto riguarda invece la degenza ordinaria, 1.360 posti letto occupati su 3.160 a disposizione. Il presidente Vincenzo De Luca è intervenuto durante gli stati generali del turismo di Sorrento parlando di quelli che sono stati gli investimenti effettuati dalla Regione Campania. Lo ascoltiamo. Abbiamo problemi grandi da affrontare. Devo dire che per quello che ci riguarda come Regione Campania abbiamo, nell'anno che è alle nostre spalle, affrontato intanto la primissima emergenza. Abbiamo investito risorse importanti, 30 milioni di euro, per dare un'integrazione al reddito ai lavoratori stagionali del turismo per 4 mesi.
23 milioni, un bonus alle imprese del comparto turistico, 1.000 euro di bonus agli accompagnatori, alle guide turistiche e così via. Abbiamo cercato di dare una mano a un settore che è stato duramente colpito. Oggi stiamo preparando, entrerà in vigore a breve, il codice unico delle strutture ricettive per contrastare i fenomeni di abusivismo che abbiamo nel comparto. Stiamo lavorando a mettere in piedi tutta una serie di eventi che ci consentano di attrarre turismo, se ci saranno ovviamente le condizioni minime indispensabili. Ora, noi abbiamo conosciuto negli anni passati una crisi pesante sul piano nazionale. Abbiamo avuto nella nostra regione respiro determinato in larga misura dalle situazioni di crisi nell'area medio orientale, per cui molti flussi turistici si sono orientati sulla Campania, su Napoli, ne abbiamo beneficiato. Abbiamo avuto un beneficio anche da un evento importante che abbiamo voluto come Regione Campania, cioè le Universiadi. È stato anche questo un evento che ci ha aiutato a rilanciare la nostra immagine e a superare tanti stereotipi che riguardano il Sud, riguardano in modo particolare la nostra regione. Oggi abbiamo le emergenze principali che sono davanti a noi, quella sanitaria e quella che riguarda la necessità di un rilancio di investimenti. Ci spostiamo ora a Somma Vesuviana perché il tasso di positività ha superato il 23% nella giornata di ieri. Si è proceduto alla sanificazione degli uffici comunali. Il sindaco locale di Somma si è detto però molto preoccupato dell'andamento della curva del contagio sul territorio. Sentiamolo. Ho sanificato gli uffici del comune sia qui in piazza che a San Giovanni de Mare. Per questo motivo saranno chiusi tutta la giornata ed è vietato l'accesso all'interno del comune. Inoltre vorrevo ricordare che sono ormai 3-4 giorni che la curva dei contagi sta salendo vertiginosamente e purtroppo, ahimè, ai noi stamattina la curva è arrivata al 23%. Questo significa che il virus sta correndo vertiginosamente e ci saranno sicuramente dei problemi. Invito la popolazione a rimanere a casa e a non fare più assembramento. Corriamo il rischio di farci Pasqua sicuramente chiusi in casa senza avere la possibilità nemmeno di mettere la testa fuori. Restiamo a Somma perché nonostante fossero destinati allo smaltimento, l'associazione Cani di Somma ha trasformato delle vecchie tubature in vetroresina in dispenser di cibo ed acqua per i cani randaggi, un aspetto ecologico valorizzato in quanto si è dimostrato che è possibile dare vita ad un rifiuto, ma c'è anche l'aspetto civile perché vengono tolte dalla strada ciotole e ciotoline varie e soprattutto c'è anche l'aspetto sociale perché c'è il coinvolgimento del volontariato. Sul punto sentiamo le voci dei protagonisti. L'approvazione del nuovo regolamento per la tutela degli animali abbiamo dato vita a una svolta per Somma Vesuviana, una svolta in termini di civiltà e questo, diciamo così, è il segno di questo cambiamento. Questi dispenser praticamente daranno una nuova mentalità, speriamo che daranno una nuova mentalità a tutti i cittadini di Somma, una pacifica convivenza tra animali e persone, una svolta ecologica perché attraverso materiale riciclato noi riusciamo a dare vita a quello che una volta era un rifiuto e a darne un'utilità anche civile per il paese, quindi eliminiamo ciotole e ciotoline e diamo la possibilità a chi già ha un animo sensibile e quindi convive pacificamente con gli animali di Somma di continuare a fare quello che stava facendo dando da mangiare gli animali. Grande la sensibilità del comando dei grande è la grande collaborazione del comando dei vigili che mi hanno supportato e mi supportano in ogni iniziativa a tutela degli animali. A breve ci sarà la manifestazione di interesse per la nomina del garante che presenta un ulteriore passo avanti proprio per questa strada che abbiamo intrapreso in questa amministrazione, cioè quella di
del rispetto e della pacifica convivenza tra l'uomo e l'animale. Questi dispenser sono stati fatti per permettere ai randaggi che girano per il paese di avere un punto di appoggio per poter nutrirsi. Un cane ben nutrito e anche un cane sano. Verranno messi in punti dove già ci sono, purtroppo la popolazione mette ciotole, quindi abbiamo preferito togliere queste ciotole in giro e mettere questi dispenser anche per un'immagine diversa di pulizia e di igiene verso tutta la comunità. Come sono fatti? Cioè praticamente sono in un riciclo anche, sì, no? Sì, è un riciclo, sì, giusto. C'è un aspetto ecologico. C'è l'aspetto ecologico, erano tutte tubature, erano destinate alla discarica, sono stati presi, rimessi un po', ripresi e assemblati nel modo giusto per permettere di trasformarli in questi dispenser. È una spesa proprio irrisoria, ma speriamo che l'utilizzo sia ben accetto da tutti. Grazie. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio con i dati forniti dall'ASL di Terra di Lavoro. Nelle ultime 24 ore sono 223 i nuovi positivi, con 5 deceduti e 58 guariti. Il tasso di incidenza a fronte di 2.053 tamponi processati è del 10,86%. Nel saldo complessivo c'è un aumento di 160 attuali positivi. Caserta si avvicina verso quota 400 casi attivi, con 391 positivi certificati, seguita da Maddaloni con 294 e da Santa Maria Capua Vetere con 190. La notizia era nell'aria e l'ASL si è infatti espressa con 26 comuni del Casertano che sono stati indicati a rischio zona rossa dopo il clamoroso aumento di contagi degli ultimi giorni e l'alert dell'unità di crisi regionale. A discrezione dei sindaci si potranno aumentare le restrizioni per contenere il contagio in attesa di decisioni definitive da parte del presidente Vincenzo De Luca, che arriveranno probabilmente in settimana. Non tutti i primi cittadini però sono concordi nell'aumentare le chiusure, infatti continuano a colloquiare con l'ASL di Caserta, tra questi il sindaco di Castelmorrone, che ha voluto rassicurare i cittadini dicendo che c'è stato un contatto con l'ASL che, visti il numero dei casi presenti sul territorio, ha imposto, considerate anche le ultime disposizioni di legge, la classificazione del comune di Castelmorrone tra quelli in zona rossa. In questo momento mi sto attivando per disporre quelle che sono provvedimenti sul punto. Ha concluso il primo cittadino: siate fiduciosi perché ne usciremo insieme. A Santa Maria Capua Vetere il sindaco Antonio Mirra ha parlato di quella che è la situazione contagio sul territorio. Lo ascoltiamo in questo video rivolto alla popolazione locale. Che ci troviamo in una situazione di doppio superamento, ma in tutte e tre le settimane, anche i dati che sono arrivati ieri sera rispetto alla settimana che va fra il 22 e il 28 febbraio, sono dei dati che prevedono un leggerissimo superamento. L'indice di incidenza della regione Campania è di 227,81, l'incidenza di Santa Maria Capua Vetere è di 228,01, quindi neanche mezzo punto in più. Così come per la percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni, la media regionale è dell'11,23%, la media di Santa Maria Capua Vetere è il 13,38%. Che cosa significa? Siamo stati chiari su questo già dal 15 febbraio. Che in questi casi va verificato se ci sono delle situazioni di criticità, e così noi adottammo la misura che sapete, di verificare plesso per plesso nelle scuole laddove ci fossero più casi di contagio, 3, 4, 5 casi di contagio o più di 3 classi in quarantena, andando a emettere l'ordinanza che prevedeva la chiusura dei singoli plessi. Ora, questa tematica delle scuole naturalmente è superata dall'ordinanza De Luca, quindi questo inserimento in questo elenco fatto dall'ASL prevede soltanto che i sindaci debbano valutare eventuali misure. La zona rossa è una decisione che viene presa dalla Regione Campania, laddove in un territorio si crea una situazione di particolare criticità rispetto al contagio.
Non siamo in questa situazione a Santa Maria Capua. Chiudiamo con il calcio. Dopo la vittoria nel derby contro il Benevento, il Napoli scenderà in campo nel pomeriggio odierno contro il Sassuolo al Mapei Stadium, match in programma alle ore 18:30. Mister De Zerbi schiera il solito 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Marlon, Ferrari, Muldur e Rogerio in difesa. A centrocampo Obiang in vantaggio su Magnanelli insieme a Locatelli. A supporto del centravanti Ciccio Caputo ci saranno Berardi, Maxim Lopez e Juricic, fuori per infortunio Boga, Burabia e Kirikesh. Dall'altra parte Gennaro Gattuso sembra orientato a proporre una formazione a specchio con i neroverdi. Tra i pali tornerà Ospina, in difesa Rachmani e Maximovic, visto che Koulibaly è squalificato a seguito del doppio giallo rimediato appunto nel derby del Diego Armando Maradona. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui, favoriti rispettivamente su Isai e Goulam. A centrocampo ancora Fabian Ruiz e Bakayoko, che è in leggero vantaggio sul recuperato Diego Demme. In attacco nuova chance dal primo minuto per Dries Mertens, gli saranno da supporto Politano, Zielinski e Insigne. Oggi scende in campo anche la Casertana, che dopo la doppia sconfitta, prima nel derby casalingo contro l'Avellino e poi in quello di Torre del Greco contro la Turris, giocherà alle ore 15 contro la Virtus Francavilla. Sul punto sentiamo un breve estratto della conferenza stampa di mister Federico Guidi. Siamo mancati in toto in quello che questi ragazzi avevano sempre messo in campo e avevano sempre dimostrato anche nelle difficoltà, concentrazione, voglia, lo spirito di crederci sempre. A Torre del Greco abbiamo sbagliato completamente la partita tutti quanti, e ho fatto anche un grande mea culpa tra me e il mio staff, perché sicuramente ci sono anche tante responsabilità mie e del mio staff, perché non siamo stati abili a far passare certi tipi di messaggio. Quindi quello che vogliamo è sicuramente dare una sterzata a quello che non può mai venir meno nella partita di domani, cioè l'atteggiamento. Poi sull'atteggiamento dobbiamo costruire la nostra partita, la nostra ricerca dei nostri principi di gioco e della nostra prestazione positiva, che sono attraverso quelle che si raggiunge i risultati positivi. Però ciò che non deve più mancare a nessun calciatore, a nessun membro dello staff, è l'atteggiamento, perché solamente così possiamo portare in alto lo stemma della Casertana. Sì, ma quella rappresentò lo spirito di ogni singolo calciatore. C'era la voglia, la volontà di arrivare, di vivere ogni pallone come se fosse quello determinante per la partita. E i ragazzi furono eccezionali proprio per quell'atteggiamento, che poi li ha contraddistinti anche nelle grandissime difficoltà che abbiamo attraversato in questo percorso. Quindi, consapevole di ciò, io so che i ragazzi questo ce l'hanno insito dentro, perché è un atteggiamento che gli appartiene ad ognuno di loro. E quindi sono anche convinto che sia stato un passaggio a vuoto a Torre del Greco, ma sono altrettanto convinto che ho a che fare con dei ragazzi intelligenti che devono aver recepito l'errore. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento questa sera alle ore 21 con il prima TG serale. Grazie nuovamente e arrivederci.